tutto perché così. Sì, in greve. Vado? Dai. Stiamo festeggiando la festa di Halloween, naturalmente qui dal Green Planet di Tomacchio, in compagnia di Alexandra Sandor. Una serata importante, ma infatti hai una zucca e stai impersonando uno dei personaggi. Importante. Allora, Alexandra Sandor, intanto benvenuta perché tu sei una delle nostre veterane di questo concorso, che è una ragazza per il cinema, infatti ci hanno seguito perché io e te proprio abbiamo fatto tutte le tappe oramai. Tranne l'ultima perché non c'eri per impegni, chiaramente. Ah, non pensavo per impegni artistici. Allora, Alexandra, qual è il tuo sogno in particolare che vuoi realizzare con questo concorso? Beh, diventare una modella, magari, non so, diventare anche un'attrice di cinema, e poi il mio sogno è diventare un politico. No, un politico, addirittura. Ma perché? Perché si prendono tanti soldi oppure? Per provare a cambiare qualcosa. Lo so che dicono tutti così, però io ci voglio provare. Infatti, stai trasformando il tuo look, perché come vedete, era trucco e parrucco, l'abbiamo sequestrata per fare questa mini intervista. Allora, quali sono le tue aspettative poi, al di là della modella, il lavoro, al di là di fare questa esperienza? Sicuramente ti piacerebbe lavorare in televisione, perché so che hai avuto anche delle esperienze. Proprio ieri è stata ospite in un programma televisivo che si chiama Dolce Amaro, e tu facevi la ragazza... No, ero come una rappresentatrice di una ragazza per il cinema. Ah, di una ragazza per il cinema, per questo concorso. Qual è il tuo più grande pregio e il tuo più grande difetto? Pregio... sono molto, molto buona di mio. Difetto invece credo molto gradito. Perciò molto, molto gradulona. A volte mi spiegano. Allora, questa serata sta quasi per iniziare, con te la tua emozione e sicuramente cosa ti aspetti da questa serata? Beh, diciamo che vincere non lo so, però come al solito bisogna sempre provare, anche perché questa esperienza nuova non è come gli altri sfilate, gli altri percorsi, perché abbiamo il balletto nuovo. Infatti ballerai. Sì, tutte le ragazze balliamo. In questa nuova edizione di Una ragazza per il cinema le nostre ragazze non sfileranno soltanto, ma balleranno, canteranno, potranno recitare, e tu so che ne stai preparando di tutti i colori. Sì, facciamo tre coreografie, una con Thriller di un grande maestro della musica, Michael Jackson. Sì, un pezzo musicale, quindi poi un'altra coreografia con un artista, con una... Lasciamo la sorpresa. Sì, lasciamo. E poi un'altra, per ogni uscita una coreografia diversa. Allora, noi ringraziamo naturalmente Alexandra per la sua partecipazione, so che adesso correrai subito a finire il tuo trucco, anche se non è di bisogno perché sei bellissima. Ringraziamo gli amici che questa sera rimarranno con noi e chiaramente in bocca al lupo a questo concorso per Una ragazza per il cinema. Seguiteci! Siete bravi! Seguiteci!